certo non poteva durare, ma fu bello finché fu. Poi compiuti 18 anni cominciò una nuova vita. Il permesso di fumare entrai nella società. Ne conobbi di ragazzi alle feste delle amiche. Per qualcun provai affetto, ma davvero niente più. Il mio vero grande amore lo conobbi un pomeriggio dentro ad una farmacia che comprava degli atù. Ci vedemmo molto spesso, ma non ero ancor felice. Mi parlava della guerra, della NATO e di Ho Chi Minh. Non capivo che volesse tutto quel suo gran parlare. Gli occhi accesi e rosso in faccia di una nuova società. Andavamo spesso al cinema, ma non ci capivo niente. Figuratevi che al buio mi parlava anche del film. Poi ci aveva tanti amici, forse più pazzi di lui, sempre con un libro in mano o a parlare del Vietnam. Finché un giorno mi propose di abitare a casa sua. Lui ci aveva una stanzetta senza bagno né bidet. Quando lo lasciai io piansi, perché gli volevo bene. Ma io sono molto seria e non lo vedrò mai più. Ora sono fidanzata con un bravo ragioniere che ha parlato con i miei di sposarmi, pensa già. Questa sì che roba seria, vuole farsi una famiglia, vuol pensare al suo lavoro, vuol pensare solo a me.